tutti finiti. Siccome ultimamente mi annoio un pochino a guardare questo genere di video e tendo sempre a riflettere su di voi le mie sensazioni, sappiatelo, ho pensato di cercare di movimentare un po' questo tipo di video. In realtà non so se questa cosa potrà piacervi o meno, però insomma fatemelo sapere qua sotto se è un hot o un not per questo video dei prodotti terminati. Cominciamo! Bagnoschiuma Fame Lady Gaga. Sì, vabbè, È un gel doccia bagnoschiuma. quanto ce n'è? La confezione contiene 200 ml. In internet lo si trova sui 24-25 dollari. Esattamente, ma devo averlo trovato in qualche cestone delle offerte, forse da Sephora. Ma quindi lo consiglieresti? Assolutamente lo consiglierei perché è fantastico. Intanto la confezione, anche come idea regalo, è veramente bellissima. In più, il gel all'interno è di colore nero. E quindi diventa veramente una cosa molto particolare. In più profuma da morire, rispecchia veramente la fragranza Fame che io amo. Quindi lo consiglierei sicuramente a chi ama la fragranza Fame e a chi piacciono le cose un po' particolari e a chi piacciono le confezioni, perché questa sulla mensolina del bagno fa sempre il suo porco, la sua porca figura. Ti metto in difficoltà. Dagli un voto. Secondo me si merita un 9. Non è proprio il miglior bagnoschiuma del pianeta, ma se la batte bene. Lui è il BH Herb Club Natural Shampoo. Sì, vabbè, ma È uno shampoo a legno di sandalo e olio di jojoba adatto a tutti i tipi di capelli. La confezione contiene 200 ml e il PAO è di 6 mesi. Questa boccetta costa circa 12,90 euro. A me è stato inviato dall'azienda insieme al balsamo che sto ancora usando. Ma quindi lo consiglieresti? Allora, per avere un riassunto completo della mia esperienza con questo prodotto, vi rimando al blog post che ho scritto, che vi lascio nell'info box. Assolutamente è un prodotto che io consiglierei. Non è un prodotto totalmente verde, ma è un prodotto con dei buoni ingredienti all'interno. È un prodotto che a me è piaciuto, che sui miei capelli dava i risultati sperati, ossia lavava, non li seccava né li ungeva troppo, era uno shampoo adatto anche a lavaggi abbastanza frequenti. Usato in combinazione con il balsamo, a me è piaciuto veramente molto. Quindi sicuramente lo consiglierei probabilmente a persone con capelli normali. Non particolarmente secchi o rovinati, né particolarmente grassi o problematici per dei lavaggi frequenti. Ti metto in difficoltà. Dagli un voto. Per me questo è assolutamente tra il 7 e l'8, un ottimo prodotto, mi è piaciuto molto. Usato in combinazione con il suo balsamo, arriva a raggiungere le vette del 9, secondo me. Lui è il Pupa Garden Natural Shower Scrub. Sì, vabbè, ma cosa dovrebbe fare? È un scrub doccia
con del bagnoschiuma all'interno, quindi un mix di bagnoschiuma e scrub o uno scrub lavante. E quanto ce n'è? Questa boccetta, questo tubetto, conteneva 100 ml e aveva un PAO di 12 mesi. Interessante. E quanto costa? Purtroppo non vi so dire il prezzo perché veniva venduto all'interno di un kit. Però, e dov'è che te lo sei procurato? Io l'ho acquistato in un outlet, se non sbaglio all'outlet di Barberino di Mugello. Faceva parte di un grande cofanetto di prodotti per il bagno dell'outlet Pupa, appunto. Ma quindi lo consiglieresti? A chi? Allora, sono abbastanza combattuta. L'idea del prodotto secondo me non è assolutamente malvagia perché unisce bagnoschiuma e scrub e quindi consente di utilizzare un solo prodotto almeno per quello che è il corpo. La profumazione non mi fa impazzire, è piuttosto neutra. Non è, sa di sapone, non ha niente di eccezionale. Diciamo che non mi ha propriamente entusiasmati, i granelli sono molto sottili, lo scrub è veramente molto leggero, quindi lo consiglierei a persone che vogliono utilizzare uno scrub molto delicato sulla pelle, ma non a quelle che cercano una bella sensazione di esfoliazione o dei bei granuli grossi. Ti metto in difficoltà, dagli un voto. Per quel che mi riguarda è un 6, è un 6 perché il prodotto non è male, non posso dire che non mi sia piaciuto, però probabilmente non lo riacquisterei perché la profumazione non rientra proprio nelle mie corde. E lui? Chi è? Lei, poverina, era la Luxury Hand and Nail Cream Freesia and Strawberry di Heathcote e Ivory. Sì, vabbè, ma cosa dovrebbe fare? È una crema mani e unghie estremamente corposa. E quanto ce n'è? Questo barattolo conteneva 50 ml di prodotto e aveva un PAO di 12 mesi. Interessante. E quanto costa? Anche in questo caso non vi so dire il prezzo perché veniva all'interno di un cofanetto più grande, che conteneva anche una saponetta e un'altra crema mani. Però, e dov'è che te lo sei procurato? Questo cofanetto, che conteneva i prodotti di Heathcote e Ivory, mi era stato inviato dall'azienda ancora lo scorso anno. Ma quindi, lo consiglieresti? A chi? Allora, come tutti i prodotti Heathcote e Ivory, io li consiglio come idea regalo, per esempio, perché i cofanetti e le confezioni sono bellissime, estremamente curate, vi fanno fare sicuramente un'ottima figura. Inoltre i prodotti secondo me sono di altissima gamma. Questa crema mani era particolarmente corposa ma non unta, molto profumata ma non in maniera fastidiosa. Il profumo di Freesia era meraviglioso, rimaneva sulle mani ma non in maniera fastidiosa, tra l'altro non contiene parabeni e sulfati, quindi ha anche degli ingredienti non verdi, però quantomeno diciamo così semi buoni, diciamo che c'è un minimo di attenzione all'ingrediente. Ti metto in difficoltà, dagli un voto. Per quel che mi riguarda questa crema mani è da 8 perché bella corposa, bella nutriente, la sensazione sulla pelle si sentiva, lasciava una buona profumazione ma non ungeva le mani. E lui? Chi è? Lui è l'olio all'argan di rosa di Osnia Cosmetica Medica. Sì, vabbè, ma cosa dovrebbe fare? È un olio di argan profumato alla rosa. E quanto ce n'è? Questo era un campioncino da 5 ml con un PAO di 12 mesi. Interessante. E quanto costa? Again, il prezzo non lo so. Però, e dov'è che te lo sei procurato? Questo era uno dei campioncini della mia donna vagabonda che avevo ricevuto dall'azienda ancora lo scorso anno. Ma quindi lo consiglieresti? A chi? Io
mi sento di consigliarlo. A me è piaciuto moltissimo. L'ho usato la sera sul collo, ne mettevo qualche goccia sul palmo della mano e poi massaggiavo il collo, perché la sera io uso una crema dermatologica per l'acne, che quindi non va bene come idratante sul collo, e quindi sul collo usavo questo. La sensazione è molto buona. Vi deve piacere la rosa, perché altrimenti lo odierete. La profumazione di rosa è veramente molto molto intensa, quindi lo consiglio sicuramente a chi ama il profumo di rosa. Deve piacervi perché è molto forte. E a chi ama gli oli, io so che tra l'altro l'olio di argana ha anche moltissime altre utilizzi, moltissimi altri possibili utilizzi, tra cui quello sul corpo. Io l'ho sempre e soltanto usato appunto non sul viso ma sul collo come idratante, e vi devo dire che la sensazione era veramente molto rilassante. Io lo mettevo la sera prima di andare a letto ed era proprio una bella coccola. Tra l'altro lasciava anche una bella profumazione. Ti metto in difficoltà, dagli un voto. Per quel che mi riguarda è stata un'ottima scoperta, direi assolutamente un 9. Un'ottima scoperta, una piacevole scoperta peraltro, e che mi ha fatto avvicinare al mondo degli oli. E lui? Chi è? Ti ho fregata, sono due. Sono due e sono le Fragrance Mist di Victoria's Secret. Sì, vabbè, ma cosa dovrebbe fare? Allora, sono delle acque profumate, anche se la definizione inglese di mist, quindi nebbia, mi piace molto di più. Questa è all'ambra e crema inglese, mentre questa è alla fresia e prugna rossa. E quanto ce n'è? La ricetta conteneva 125 ml e aveva un PAO di 12 mesi. Interessante, e quanto costa? Ancora una volta, il prezzo singolo non lo so, ma sul sito di Victoria's Secret sicuramente è trovabile. Queste due rientravano in un set più grande che io ho comprato a New York. Però, e dov'è che te lo sei procurato? New York City, darling. Venivano appunto in questo set abbinate alle loro rispettive creme corpo. Ma quindi, lo consiglieresti? A chi? Io le consiglio a chi ama le acque profumate, però, nel senso che se vi aspettate di utilizzare dei profumi, queste non fanno per voi. Hanno una buonissima profumazione, abbastanza intensa, è pensato per il naso americano, quindi le profumazioni sono belle intense, non sono all'acqua di rose. Ma al tempo stesso non permangono moltissimo, sono comunque delle mist, delle nebbie profumate. Però io, per esempio, se devo uscire per poco tempo, se lavoro da casa, dopo la doccia, anche se non devo uscire, mi piace moltissimo profumarmi con le acque profumate, e queste due sono state delle ottime compagne. Questa all'ambra, decisamente adatta al periodo autunnale e invernale, questa un po' più primaverile. Ottime, ottime, ottime. Ti metto in difficoltà, dagli un voto. Ma io a queste, per essere acque profumate, potrei dare tranquillamente e serenamente un 9, perché non durano moltissimo, ma da un'acqua profumata non me l'aspetto, la profumazione è buona. Questa era molto intensa, molto floreale, questa l'ho preferita, quindi 8,5 e 9. E lui? Chi è? Lui è il mio amatissimo Eucasol di Just. Sì, vabbè, ma cosa dovrebbe fare? È uno spray profumato agli oli essenziali di eucalipto, pino, rosmarino e abete. E quanto ce n'è? Ce n'è troppo poco, sono 50 ml. Interessante, e quanto costa? Non vi so dire il prezzo. Regalo della suocera. Però, e dov'è che te lo sei procurato? Te l'ho detto, me l'ha regalato mia suocera, me lo regala sempre perché sa che sono dipendente da questo coso. Ma quindi, lo consiglieresti? A chi? Io lo consiglio a tutti, cioè a tutti, soprattutto per il periodo invernale. Questo piccolo spray, io lo spruzzo sui cuscini prima di andare a letto.
apre le vie respiratorie, è molto balsamico, lo spruzzo anche sulle sciarpe. Mi è capitato di spruzzarlo negli ambienti, per esempio in bagno dopo aver pulito. Ha questa forza della menta e dell'eucalipto, estremamente balsamico, che se avete il raffreddore è una manna dal cielo, ma se non lo avete, io amo moltissimo avere questo profumo intorno, mi sa di sano, di pulito, durante l'inverno, mi piace moltissimo, io ne divento assolutamente dipendente. Ti metto in difficoltà, dagli un voto. Eucasol per me è un 10, ne basta uno spruzzo, profuma tantissimo, rimane sui tessuti ma non li macchia e dà un'immediata sensazione di benessere, io lo adoro. E lui? Chi è? Come chi è? Non la riconosci? L'acqua micellare di Bioderma. Sì, vabbè, ma cosa dovrebbe fare? È una acqua micellare. E quanto ce n'è? Questa boccetta contiene 250 ml e ha un PAO di 12 mesi. Interessante, e quanto costa? Come puoi ben leggere qui, costava 9,90 euro. Però, e dov'è che te lo sei procurato? L'ho acquistata in farmacia. Ma quindi, lo consiglieresti? Io lo consiglierei chiaramente a chi ama le acque micellari o a chi vuole provare una buona acqua micellare. Ne ho sentite dire di tutti i colori, che è l'acqua micellare più buona in commercio, che delude le aspettative di tutte. A me è piaciuta, l'ho trovata abbastanza efficace, ogni tanto con il waterproof mi ha dato qualche piccolo problema, ma dipende molto da pelle a pelle. Sicuramente è una buona acqua micellare, non è tra le più economiche, non lo è. È anche vero che è di farmacia e di Bioderma, che è un'ottima azienda, e quindi io tutto sommato la consiglio. Probabilmente la consiglierei di più a chi ha la pelle sensibile, in modo da andare sul sicuro, perché questa sicuramente non, anzi sicuramente io non garantisco per Bioderma, non dovrebbe creare problemi anche alle pelli sensibili. Ti metto in difficoltà, dagli un voto. Per quel che mi riguarda è un 9, non è l'acqua micellare miracolosa, però è una buonissima acqua micellare. Quello che non mi fa dargli 10 è proprio il voto, perché 10 euro non sono proprio pochi, soprattutto considerando che io mi strucco tutte le sere e a struccare il viso con l'acqua micellare, insomma, la consumo abbastanza in fretta. Questo era tutto. In realtà ho ancora altri prodotti finiti, ma ho pensato di smezzare il video e di farvene un altro più avanti, proprio per dono della sintesi. Spero che apprezziate e fatemi sapere se preferite questa cosa, così ci relazioniamo. Tra l'altro fatemi sapere se vi è piaciuta questa mia folle idea di sdoppiarmi in due. Io vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo. Alla prossima!